L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è quella di essere perdonati, liberati dal male e dalle sue conseguenze di morte, situazioni tante volte sperimentate nella nostra vita, e il solo che può liberare dal peccato è Dio. All'udienza generale, Papa Francesco ha concluso le catechesi sulla misericordia nell'Antico Testamento commentando il Salmo Miserere. Il re Davide, chiamato da Dio a guidare il popolo nell'obbedienza alla legge divina, tradisce la propria missione, commettendo adulterio con Bezzabea e facendone uccidere il marito. Grazie al profeta Nathan riconosce la propria colpa. È il momento, ha spiegato il pontefice, della riconciliazione con Dio nella confessione del proprio peccato. Chi prega con questo salmo, ha detto, ricerca il perdono, perché in esso l'invocazione è rivolta al Dio di misericordia affinché abbia pietà. Il Signore, ha aggiunto, è più grande del nostro peccato perché lo cancella dalla radice, non toglie la macchia come in tintoria e ci esorta ad insegnare agli altri a non peccare più. Ma Padre, io sono debole e io cado. Ma se tu cadi, alzati. Quando un bambino cade, cosa fa? Alza la mano alla mamma, al papà, perché lo alzi. Facciamo lo stesso. Se tu cadi per debolezza nel peccato, alza la tua mano, il Signore la prende e ti aiuterà a alzarti. Questa è la dignità del perdono di Dio. La dignità che ci dà il perdono di Dio è quella di alzarsi, mettersi sempre in piede, perché Lui ha creato l'uomo e la donna per essere in piedi.